tutti! Se è la tua prima volta sul mio canale, benvenuto! Qui puoi imparare lo spagnolo in modo molto semplice, ascoltando e ripetendo. È così che ho imparato l'italiano. È quello che chiamano metodo diretto o naturale. Mi chiamo Dalila e sono un'insegnante di spagnolo. Ora voglio che guardi da vicino l'immagine che apparirà sullo schermo. Cosa hai osservato? Un ombrello. In spagnolo è una sombrilla. Una sombrilla. Guarda di nuovo l'immagine. Qual è il colore dell'ombrello? Amarilla. Amarilla. Diamo un'occhiata a queste due parole in spagnolo. Sombrilla, amarilla. Sombrilla, amarilla. Quali lettere hanno in comune? Sicuramente hai pensato a Illa. I-L-L-A. Illa. Queste due parole hanno in comune la doppia L. Oggi impareremo un gruppo di parole che portano la doppia L. Sarai in grado di esercitarti nel suono di questo digramma quando viene unito alle vocali. Nella lezione precedente abbiamo visto che la doppia L è considerata un digramma, perciò non è nell'alfabeto spagnolo. Durante la lezione faremo diversi esercizi di pronuncia, poiché questo suono non si trova nella lingua italiana. Ascoltando e ripetendo sarai in grado di pronunciarlo correttamente. Sei pronto? Incominciamo! Empezamos! Ripeti queste parole. Ladrillo. Tornillo. Castillo. Cuchillo. Dividiamo queste parole in sillaba. Ladrillo. La-dri-yo. Tornillo. Tor-ni-yo. Castillo. Cast-ti-yo. Cuchillo. Cuchillo. Come vedi, queste parole finiscono in illo. Ora ripetiamo queste parole. Mantequilla. Silla. Amarilla. Puntilla. Come vedi, queste parole finiscono in illa. Ogni volta che ascolti in una parola la terminazione illa o illo verrà scritto doppia L. Questa è una regola ortografica, ma come ho detto prima, in questo canale impareremo ascoltando e ripetendo. La cosa importante che voglio che ti metti in mente è il suono e che ricordi che la terminazione illa illo porta sempre doppia L. Ripeti. Ya, ye, ji, yo, yu. La doppia L e la Y si pronunciano allo stesso modo. Non ci distinguono quando si parla. Questo è il fenomeno chiamato yeismo, che consiste nel pronunciare nello stesso modo la doppia L e la Y. Lo yeismo è diffuso in vaste aree dell'Spagna e dell'America e, sebbene ci sono ancora luoghi in cui sopravvive la distinzione della pronuncia di doppia L e la Y, è praticamente generalizzato tra i giovani, anche tra quelli delle regioni che tradizionalmente differenziavano la pronuncia. La sua presenza in vaste aree, così come la sua crescente espansione, fanno del yeismo un fenomeno accentuato nella norma colta.
l'Islam si pronuncia ya, ye, gi, yo, yu. Vedremo questa lettera più dettagliatamente in un'altra lezione. La doppia L può essere trovata nella desinenza io, ia. Ripeti queste frasi. Dali se sentò en la silla. Dali se sentò en la silla. Necesito un cuchillo para picar la mantequilla. Necesito un cuchillo para picar la mantequilla. El castillo es amarillo. El castillo es amarillo. Ora ripeti queste parole con la doppia L. Llave. Llorar. Llamada. Llegar. Llover. Apellido. Mellizo. Pellizco. Lluvia. Bello. Pollo. Como vedi, la doppia L può essere trovata in qualsiasi sillaba. Ora facciamo frasi con le parole precedenti. Dammi la llave o te daré un pellizco. ¿Cuál es tu nombre y tu apellido? Haré la llamada ahora. Los mellizos se están mojando en la lluvia. Vedi, è facile. Continua a esercitarti. Cerca parole con doppia L su testi in spagnolo. Ora ascoltiamo questo scioglilingua. Prova a dirlo. Se non puoi, non scoraggiarti. È anche difficile per gli ispanoparlanti. Gli scioglilingua fanno sempre sorridere. Tieni pronto il kit del pronto soccorso nel caso in cui la lingua si aggroviglia. Puoi sbagliare, non succede niente. Fare errori fa parte del processo di apprendimento. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador de cielo será. Ora, ripeti queste parole per renderti più facile pronunciare lo scioglilingua. Desenladrillar es quitar o arrancar los ladrillos del suelo. Rimuovere o strappare i mattoni dal pavimento. Quindi, desenladrillado indica l'azione quando i mattoni sono stati rimossi. Desenladrillado. 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 Tutte le lingue hanno i propri scioglilingua. Diversi studi hanno dimostrato che sono un strumento utile per imparare e migliorare la pronuncia e l'intonazione delle parole. Ora ripeteremo di nuovo lo scioglilingua. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador de cielo será. Ascolta attentamente le seguenti frasi con le parole studiate. Questo esercizio ti aiuterà a migliorare la tua comprensione orale nella lingua spagnola. Puoi ripetere ogni frase dopo che la pronunciano le persone native. El dibujo está bello. Yamila necesita un sillón de ruedas. En los días lluviosos me dan deseos de llorar. El pollo es frito. El dibujo está bello. Yamila necesita un sillón de ruedas. En los días lluviosos me dan deseos de llorar. El pollo es frito. Questo è tutto per oggi. Non dimenticare di dare un mi piace, un me gusta.
iscriviti e attivi il campanello per ricevere notifiche sulle prossime lezioni gratuite. Mille grazie! Ci vediamo!